alle 16 all'Adriatica, presentato dalla consigliera Ronchi del gruppo di Sinistra Critica. A lei la parola. Sì, grazie. Io leggerò brevemente qualche passaggio della mozione e poi la relazione, anche perché comunque io penso che la problematica sia ormai piena conoscenza di tutti. Allora, sostanzialmente quello che chiediamo stasera al Consiglio Comunale di Misano è il Consiglio Comunale di Misano chiede alla Giunta di confermare nel redigere il PSC le scelte urbanistiche vigenti nel proprio PRG, nelle quali è previsto in modo netto che il tracciato della nuova statale 16 prosegue dall'adiacenza alla 14 fino al confine della nostra provincia. E premetto che sono pervenuti due emendamenti dal gruppo di maggioranza in cui viene chiesto di modificare questo capoverso e di scrivere invece confine della nostra provincia e confine del nostro comune. Questo è un emendamento che posso accettare, mentre il secondo emendamento non lo posso accettare. È l'eliminazione totale del capoverso che vado a leggere adesso. Chiede inoltre alla Giunta di non dare alcun tipo di collaborazione né politica né tecnica a tutti i soggetti coinvolti dalla variante statale 16 se nel piano dell'ANAS non viene inserito il finanziamento per la realizzazione del tratto della statale 16 di Misano Cattolica in adiacenza alla 14 con il relativo allargamento del ponte sul torrente Conca. Allora, io vorrei un attimo iniziare il discorso sulla diversità della mozione che discutiamo oggi nel confronto dell'ordine del giorno presentato sempre da Sinistra Critica circa un anno fa. La diversità sta nel fatto che ancora non era stata comunicata la progettazione definitiva né l'avvio del procedimento di via, valutazione di impatto ambientale, che comunque tale progetto avrebbe avuto nel suo iter il passaggio delle osservazioni e che l'ufficio del settore tecnico ambientale, assieme alla giunta comunale, pensavano di poterlo modificare nei modi che il sindaco in più occasioni ha relazionato sia il consiglio sia ai cittadini. Le osservazioni inerenti al tratto misanese erano state avanzate oltre che dall'amministrazione comunale anche dall'associazione Quei di Conca, dal dottor Lardini Angelo, da Sinistra Critica Misano, dal Comitato del Vedere, dalla Federazione della Sinistra di Misano, dal Comitato Cittadino di Villa Argentina, da Bronzetti Volturno, Bronzetti Roberto, Baroggio Riccardo, Montico Silvio, i cittadini dei quartieri di Santa Monica, per vedere Canada, Casacce, il Partito Democratico di Misano. Allora, è naturale che le osservazioni del Comitato e del villaggio argentina erano più articolate e mirate anche verso le criticità di quella zona che ci sono effettivamente, anche quelle del comune che oltre al fatto finale hanno fatto anche per le altre zone interessate alla statale 16. Detto questo, però, la mozione questa verte sul fatto finale a sud del nostro territorio. Allora, è naturale che sulla questione della statale 16 ci sono grossi problemi, però un dato è certo e vi prego di fare attenzione a questo dato. Mentre nel comune di Rimini ci sono tantissime osservazioni per modificare e spostare il tragitto della statale 16, queste risultano però fatte esclusivamente da cittadini e da comitati. Stessa cosa, anche se con minori osservazioni, per i residenti a Riccione. Nel territorio misanese, invece, è successa una situazione secondo noi importantissima. Oltre ai comitati e ai semplici cittadini, si sono aggiunti i partiti politici. Le osservazioni sono state presentate anche dal comune stesso. Quindi l'amministrazione di Misano è, a suo dire, a fianco dei propri cittadini. E dal momento che le osservazioni per quanto riguarda il tratto a sud del nostro comune sono state respinte con motivazioni futili e sciocche, secondo noi, quella della relazione, mi chiedo quali siano le intenzioni ora dell'amministrazione comunale. Allora, nelle risposte viene affermato che a seguito di uno studio del traffico effettuato nel 2006 da ANAS, Regione Emilia Romagna, provincia di Rimini, emergerebbe che la nuova statale 16 serve solo fino a Misano. Poi, per scarsità di traffico, la nuova infrastruttura risulta inutile. Si ritiene inoltre, questa è una, che la nuova statale 16, finendo alle Casacce, in questo caso, ma anche se ci fossero degli altri progetti comunque, pur lambendo zone tutelate sia dal PTCP provinciale sia dal piano territoriale regionale,
produce minori impatti non prevedendo alcuna opera di attraversamento del corso d'acqua del fiume Conca. Nanas conclude le sue controdeduzioni dicendo che la configurazione della nuova infrastruttura è inserita anche nel PTCP approvato nel 2008 e che discende da una lunga fase di concertazione con gli enti locali. Ma in queste controdeduzioni, alle osservazioni emergono a nostro giudizio molte inesattezze e incongruenze. Allora, si dice che non attraversando il fiume Conca si crea minore impatto. E forse l'ANAS però si è dimenticata che proprio in questo momento la società Autostrade sta allargando il ponte sul fiume Conca. Sarebbe bastato farlo un po' più largo, cioè il ponte sul fiume Conca c'è già. Cioè non è che l'impatto ambientale era la nostra statale 16 che lo andava a fare. E bastava farlo un po' più largo per permettere il passaggio dalla statale 16. E infatti noi ci chiediamo come mai per l'allargamento della A14 non c'è impatto ambientale, mentre per qualche metro in più ci sarebbe stato un impatto ambientale. Poi dove e in che occasioni si sono svolte queste lunghe e interminabili concertazioni con gli enti locali per il nuovo tragitto della statale 16? Vorremmo conoscere le date e i luoghi dove sono avvenute queste riunioni. Poi sembra strano, dato lo studio sul traffico, la statale 16, una delle strade più trafficate d'Italia, quindi percorsa da autoveicoli che si recano a Pesaro o a Rimini, scompaiono improvvisamente dal tratto misanese per ricomparire come di canto a Riccione Cattolica. Ora, tutte queste sciocchezze, perché per me queste sono sciocchezze, veramente, sono delle contribuzioni sciocche, sono dettate da incompetenza oppure dalla ricerca spasmodica di un risparmio. Forse questa è la via più adatta. Ora, o l'ANAS è composta da persone competenti, oppure è composta da dilettante allo sbaraglio, perché ha dato delle risposte effettivamente incongruenti. Allora, quando io ho affermato più di una volta che quando si fanno delle opere non si devono fare facendo i conti come li fa un ragioniere, le opere si devono fare non basandosi sul risparmio, ma le opere sono opere che rimangono lì per 50, 70, 80 anni, sono opere che vanno fatte bene o non vanno fatte. E quindi io credo che l'ANAS in questo veramente stia giocando proprio una partita sbagliata. Ora, io credo anche che, dato che le osservazioni sono state fatte oltre che da noi, dai partiti e da tutta l'amministrazione, credo anche che l'amministrazione, penso che sia la prima volta che l'amministrazione abbia uno smacco del genere. Quindi io adesso intanto lascio la parola alla discussione, poi mi riservo nella relazione finale di dire un po' di cose. Consigliere Grassi, io passerei.